domenica 1 marzo e sono le 10.57 e l'ADN Cronos batte un comunicato dell'ANAS che dice: muore un giudice all'altezza del chilometro 205-700 della 3 carreggiata sud, c'è intorno la mezzanotte. Ma due ore prima, dalle colonne del mattino.it, un altro giornalista lanciava la notizia di un altro incidente avvenuto sempre intorno alla mezzanotte, lo stesso giudice, e dava come dinamica un volo da un viadotto alto 30 metri. Stiamo parlando dello strano incidente che è avvenuto al pubblico ministero Federico Pisceglie, e stando al comunicato dell'ANAS, è morto intorno circa alla mezzanotte, 10 minuti prima, anche sull'orario c'è un po' di imprecisione, morto il 28 febbraio o in un incidente autostradale avvenuto, dicevamo, sulla carreggiata A3 Corsia Sud e della Salerno Reggio Calabria. Da subito questa prima stranezza di un comunicato che paventa una dinamica è un comunicato ufficiale dell'ANAS che ne descrive un'altra, ci ha da subito incuriosito. L'ANAS nel suo comunicato parla di un rettilineo, di uno sbandamento con diversi testacode e di impatti tra le due barriere laterali della carreggiata sud, per poi finire in una scarpata. Ecco, noi ci siamo recati sul posto per analizzare con un esperto di sinistri, ovviamente, la scena dell'incidente, e da una prima analisi si è subito chiaro che è una scena completamente artefatta, cioè non corrisponde alla dinamica che l'ANAS descrive nel suo comunicato. Non vi sono tracce di impatto tra le barriere, salvo questa barriera sfondata e a ridosso di una scarpata, dove non si capisce se l'auto si sia fermata o abbia continuato la sua discesa. Noi abbiamo mostrato la dinamica, abbiamo mostrato ai nostri lettori un book fotografico che parla chiaro. Del resto non serve Sherlock Holmes per capire che quella è una scena, come dire, artefatta, costruita, messa lì, insomma, in fretta e in furia, senza curarsi dei particolari. Perché noi pensiamo che ci sia successo qualcosa quella notte, pensiamo che alcune altre strane coincidenze, un incidente visto da alcuni nostri testimoni qualche ora prima della mezzanotte, cioè qualche ora prima del presunto impatto del giudice al chilometro 205, visto nell'altra corsia, intorno alle 21 e qualcosa, di cui non si trovano più tracce. Ecco, queste sono alcune delle stranezze di questo caso. Una informazione confusa e contraddittoria, una dinamica che non è stata mai spiegata e, non per ultimo, ovviamente, una serie di circostanze che nella ricostruzione della giornata di quel 28 febbraio del pubblico ministero Federico Pisceglie che non tornano. Non vogliamo fare necessariamente dietrologia oppure al complottismo per vendere qualche copia in più, non è questo che ci interessa. Quello che non capiamo sono delle cose che vi poniamo così oggettivamente fuori da ogni ipotesi o congettura. Come mai non ci sono foto di questo incidente? Come mai non vi è una relazione pubblica messa a disposizione della stampa che descriva una dinamica credibile viste le incongruenze con la scena del presunto incidente? Come mai alcuni giornalisti parlano di un volo di 30 metri salvo poi l'ANAS smentirlo? Chi dà queste informazioni ai giornalisti? Come mai la dottoressa Russolillo dice di non ricordare la dinamica perché lei dormiva in auto, salvo poi in un altro comunicato dire che prima dell'impatto, cioè 10 km prima e quindi al chilometro 195, i due che erano a bordo della Lancia K del povero dottor Federico Pisceglie fanno una sosta? Un'altra stranezza. Come mai in un primo momento sulla dottoressa Russolillo vengono diffuse notizie che la danno in prognosi riservata, salvo poi comunicare le sue buone condizioni di salute, e ne siamo ovviamente lieti di questo? Ecco,
sono delle incongruenze che sono palesi e che non serve analizzarle alla lente di ingrandimento, talmente sono evidenti e macroscopiche. Ecco, noi chiudiamo dicendo che la nostra inchiesta continua innanzitutto e che quello che cerchiamo noi è solo la verità, e non capiamo perché nella nostra terra deve essere sempre tradita.